Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di una retrospettiva molto critica a tema GV Basic contro Turbo Pascal contro Matematica. Andiamo con ordine. Il GV Basic Graphics and Windows Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code nacque nel lontanissimo 1983. Fu uno dei tanti dialetti del linguaggio Basic, fu il GV Basic sviluppato da Microsoft sulla base di Basica. Inizialmente il GV Basic era interpretato, ma poi Microsoft rilasciò anche un compilatore per velocizzare l'esecuzione dei tantissimi programmi che poi furono sviluppati sopra il GV Basic, programmi commerciali. Il GV Basic fu prodotto da Microsoft per la Compaq, ma poi Microsoft lo introdusse in modo standard nel suo sistema operativo MS-DOS, salvo poi successivamente sostituirlo con il QBasic. Il GV Basic era compatibile con il Basica, ma il GV Basic non risiedeva in ROM, ma poteva essere installato sul disco fisso oppure caricato da dischetto per poi risiedere in RAM. Il GV Basic, nato nel 1983, risultò un linguaggio subito molto versatile, perfettamente idoneo a far imparare i rudimenti della programmazione dei computer. Era sufficientemente veloce per produrre anche ogni genere di applicazione, dalle avventure ai programmi specifici per alcune funzioni da ufficio. Il Turbo Pascal, successivamente più noto come Borland Pascal, poiché fu prodotto dalla Borland, fu un compilatore di programmi scritti in linguaggio Pascal. Il Turbo Pascal fu ideato nel 1983. Era inizialmente disponibile per il CPM e per il DOS. L'ambiente del compilatore Turbo Pascal era molto simile al Word Processor WordStar, il linguaggio di programmazione molto astratto, prolisso di simbolismi, non fu mai adoperato da nessuna casa software nel mondo per produrre nessun software. Non fu mai prodotto nessun videogioco. Non fu mai prodotto nessun sparatutto, non fu mai prodotto nessuna avventura, non fu mai prodotto nessun programma per l'ufficio in linguaggio Pascal. Nonostante il suo flop enorme in termini di applicazioni, dal 1987 il linguaggio Pascal fu insegnato alle scuole medie superiori, oggi le secondarie di secondo grado, nelle ore di matematica. Differenze tra GV Basic e Turbo Pascal. Beh, insomma, entrambi nacquero nel 1983, per quanto il Basic sia nato un po' di anni prima del Pascal. E il Basic ebbe un grandissimo successo durante gli anni 80, in quanto finì per essere dato in bando su tutti gli home computer: Commodore, Apple, MSX, Sinclair, MSX, Atari, Amstrad, Acorn, e persino per i più potenti computer a 16 bit come l'Apple 2GS c'era il Basic in ROM. Poi il Basic rinacque come compilatore perché, diciamo, era stato affogato dai sistemi operativi a interfaccia grafica, per cui non occorreva più un interprete Basic essendoci un'interfaccia grafica, e quindi era stata rimossa l'interfaccia testuale a linea di comando. Quindi il Basic rinacque come compilatore per Amiga, per Atari ST, per Acorn Archimedes. Tutti i dialetti Basic che erano residenti in ROM erano interpretati. I Basic più vecchi che furono caricati in RAM erano interpretati. I Basic più nuovi che erano caricati in RAM erano invece compilati. Ecco, i vari dialetti Basic avevano tutti delle differenze minime di sintassi. Le maggiori differenze e personalizzazioni Basic fatte dalle aziende produttrici di computer si ebbero riguardo ai comandi per la gestione della grafica, degli sprite e del suono. In particolare, i vecchi Basic
non avevano i comandi per la gestione della grafica, degli sprite e del suono, a differenza dei Basic più vecchi. Invece il Pascal non fu mai inserito in ROM in nessun computer, ed era possibile accedere a questo linguaggio solo se si aveva un computer potente con una CPU almeno a 24 bit e molta RAM. Molte difficoltà ebbero gli antichi computer ad 8 bit per andare a gestire il Pascal, perché all'epoca gli home computer avevano moltissima meno RAM e i microprocessori erano molto meno potenti di oggi. Insomma, gli computer ad 8 bit erano quasi sempre architetture chiuse che impedivano l'uso di espansioni di ogni genere, oppure se c'erano espansioni erano talmente costose che era come se non ci fossero. Quindi si può dire questo. Mathematica è un ambiente di calcolo simbolico e numerico multipiattaforma, fu ideato da Stephen Wolfram e successivamente fu sviluppato da un team di matematici e programmatori. La prima versione di Mathematica nacque nel lontanissimo 1986, ma solo nel 1988 il prodotto fu appunto venduto sul mercato. L'ultima versione ad oggi, a data 20 maggio 2021, a dire di Wikipedia, è disponibile commercialmente solo la versione di Mathematica V12. L'ambiente di calcolo è disponibile sia per sistemi operativi Macintosh che Windows che Linux. Ora, il linguaggio di programmazione Mathematica. Dunque, il linguaggio di programmazione di Mathematica è basato sulla riscrittura di espressioni, supporta svariati paradigmi di programmazione, tra cui la programmazione funzionale, programmazione logica, la programmazione basata sul riconoscimento di schemi e sulle regole di sostituzione, nonché la tradizionale programmazione procedurale. Mathematica è un linguaggio interpretato da un kernel che esegue le istruzioni scritte dall'utente. Quello che scrive l'utente è gestito dall'interfaccia utente, la GUI grafica, che in formato bidimensionale usa i caratteri grafici simbolici tipici della matematica astratta, oltre a vari comandi specifici. Ambiente estremamente potente e molto diffuso nelle università come strumento matematico per il calcolo numerico e simbolico. Ora, iniziamo un po' la nostra critica. Aveva senso nel 1987 togliere il Basic per mettere il Pascal? 1. A mio avviso no, in quanto tutti gli home computer nel 1987 c'erano solo, diciamo, diffusi presso gli utenti tutti i computer ad 8 bit, quindi Commodore VIC-20, Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, MSX, Amstrad CPC 464, qualche Atari 400 e 800, Apple II Plus, Apple II, Apple IIc. Tutti avevano limitatissime risorse RAM e limitata potenza di calcolo. Gli ingegneri del tempo che produssero tale elettronica di consumo ottimizzarono l'hardware del tempo per impiegare il Basic che risiedeva in ROM, in modo da lasciar libera per la programmazione degli utenti più RAM. Con il senno di poi, ecco, ad oggi nel XXI secolo si può dire che sopprimere il Basic per mettere il Pascal fu un delirio da manicomio, non ebbe nessun senso. Il linguaggio di programmazione Pascal, molto astratto e prolisso di simbolismi, non fu mai adoperato da nessuna casa software nel mondo per produrre nessun software, nemmeno la Microsoft, la più grande casa software del mondo, non ebbe mai ad usare il Pascal. A differenza del Basic, che nei primi anni 80 erano molto comune utilizzare programmi, diciamo, anche di contabilità di tipo Basic, per cui era possibile aprirli e vedere il listato e eventualmente modificare la parte dei parametri che solitamente erano inseriti nel campo data, dove ci risiedevano ad esempio le aliquote IRPEF, le aliquote IVA e quant'altro. Quindi era possibile andare a modificare, personalizzando, diciamo, questi tipi di programmi, con le varie cambio delle normative fiscali che di volta in volta cambiavano, continuando a utilizzarli ma modificando semplicemente i campi data, cosa che invece non era possibile
nel Pascal, perché il Pascal, una volta compilato, il programma era chiuso e non vedevi più nulla, non c'era più modo di vedere il listato. Una volta chiuso e compilato e poi diciamo diffuso, non era più possibile vederne il contenuto, perché era autoprocessante. Quindi una volta compilato e settato per l'autoprocessazione, praticamente non era possibile vederlo, e funzionava in, o teoricamente avrebbe potuto funzionare in modo autonomo senza diciamo il proprio ambiente del Pascal. Con il senno del 1988, ossia con il senno di appena un anno dopo il 1987, con l'uscita di Matematica, obiettivamente nel 1987, e a maggior ragione oggi nel XXI secolo, non ha nessun senso continuare a insegnare il Pascal. Io spero che questo linguaggio di merda ancora non lo stiano insegnando nelle scuole, perché obiettivamente il Pascal è un linguaggio proprio di merda, non l'ha mai usato nessuno nel mondo del lavoro, né per fare programmi di contabilità, né tantomeno diciamo con delle applicazioni pratiche. Quando uscì Matematica nel 1987 e poi negli anni successivi, ecco, le richieste di questo ambiente erano parecchio vistose, ad esempio la V3.0 del tempo, che oggi si trova gratuitamente online per Macintosh, ma esistono anche emulatori Macintosh per Linux o emulatori Macintosh per Windows. All'epoca, quando uscì, ecco, necessitava di 4 MB di RAM, almeno un 68030 preferibilmente dotato di una FPU. Oggi il più sfigato dei notebook entry level ha perlomeno 4 GB di RAM e un microprocessore doppio core da almeno 1 GHz di clock, per cui processare Matematica ancorché dentro un ambiente emulativo sarebbe una cosa veramente veramente banale, e quindi la macchina girerebbe, il software girerebbe velocissimo. Senza contare che, ecco, insegnare ai ragazzi oggi Matematica li metterebbe in grado di correggersi da soli nel calcolo simbolico e trovarsi avvantaggiati all'università in caso di prolungamento degli studi, perché, ecco, imparare a scuola alle superiori, quindi di dominare ed estrarre dall'ambiente di Matematica 3.0 tutte le sue possibilità, renderebbe, ecco, gli studenti di oggi molto più dotati di skill, piuttosto che stargli a fargli perdere tempo dietro a una programmazione del bidone di merda del Pascal. Andiamo avanti, perché non è finita qui. Eccoci qui, questo è il manuale Microsoft GV Basic per l'interprete per MS-DOS. Partiamo da questo, quello dell'Olivetti, perché è piuttosto completo e quindi non c'è bisogno di stare a sbattersi tanto. Ora andremo a confrontare quanto c'era scritto qui con praticamente tutti gli altri Basic che abbiamo visto. Nella playlist in descrizione trovate tutti i link per quanto riguarda i manuali del Commodore, dell'Apple II, Apple IIc, Apple Soft, poi MSX, poi cosa c'era? Sinclair, poi il Commodore Plus 4, poi abbiamo il Commodore 16, poi abbiamo diciamo i vari Amiga, Amiga Basic ed il Basic per Atari ST, CPC 464 dell'Amstrad, un po' tutto quello che vi pare. Insomma, se volete poi potete andarli a approfondire il tema, li trovate tutto nella playlist. Ora, quello che noi ci interessa in questo podcast è andare a confrontare la sintassi dei comandi che c'è nel GV Basic per vedere quali erano diciamo le differenze un po' più grosse. Queste praticamente erano un insieme di un Basic molto ampio. Andiamo a bomba a pagina 94, che è quella che a noi ci interessa, dove c'è praticamente, ecco, le parole riservate che comprendono l'istruzione, i comandi e le funzioni. E quindi praticamente, ad esempio, per l'Apple Soft era estremamente corto, cortissimo, ma nonostante fosse un Basic corto, non c'aveva nemmeno la ELSE, era estremamente potente. Quindi la sintassi dell'Apple Soft era più semplice e rientrava all'interno del GV Basic. Quindi possiamo dire che l'insieme del GV Basic delle parole era molto più ampio di quanto fosse l'insieme dell'Apple Soft, che era più piccolo, un sottoinsieme del GV Basic. La sintassi più o meno era simile,
come parole riservate l'Apple Soft ci aveva un tanti meno comandi in meno. Poi cosa c'era? Altri, a differenza del GV Basic, che era molto, diciamo, come si vede, molto molto ricco di comandi. Cosa mancava? Ecco, ad esempio, in confronto il GV Basic con il Basic del Commodore 64, anche il Commodore 64 era estremamente più piccolo e più ridotto come, diciamo, spazio di comandi, ma c'era tutto un blocco di comandi che qui nel GV Basic non c'era, erano nel Commodore 64, che erano tutte le capacità per quanto riguarda grafiche, della gestione degli sprite, quanto per la gestione della musica, anche se si faceva con pick e poke. Mentre per quanto riguarda il Commodore Plus 4, che, diciamo, era, diciamo, possiamo considerare un po' come un'evoluzione incompatibile del Commodore 64, anche qui c'aveva, diciamo, uno spazio di comandi più piccolo del GV Basic, ma era più potente, perché sul Commodore Sinclair Plus 4 c'era, diciamo, oltre, mancavano gli sprite, però c'aveva tutti i comandi sound, che qui di comandi sound non ce n'è nemmeno mezzo. E quindi indubbiamente qui l'insieme del quindi GV Basic, per quanto grande, aveva un pezzo che gli mancava in sostanza riguardo alla sintassi del Commodore Plus 4, che invece era più ampia e dava più possibilità. Così con il Commodore 64, che per quanto avesse un po' meno comandi, c'era tutto uno spazio di comandi sul Commodore 64 che non erano supportati dal GV Basic in termini di gestione degli sprite. E queste erano più o meno le grosse delle differenze che si ritrovano tra gli home computer e quelli che praticamente erano con il GV Basic. Gli home computer più vecchi non gestivano automaticamente gli sprite, o se, diciamo, sono solamente, diciamo, la gestione dei movimenti di alcuni shape map, diciamo, occorreva interfacciare da pagina 1 a pagina 2 in HGR in modo da allevare lo sfarfallio, mentre, e comunque per il riconoscimento di alcune cose in ambito grafico, bisognava lavorare di programmazione. Mentre per quanto riguarda, ad esempio, il Commodore 64, ecco, questo era indubbiamente un Basic più potente. Quindi le grosse differenze che ci sono tra i Basic, diciamo, degli home computer, le possiamo dividere in tre tipi. Abbiamo i Basic più vecchi, che praticamente hanno una sintassi più semplice e hanno un insieme di comandi di sintassi che è interna e contenuta dentro il GV Basic, per cui il GV Basic è più grande e più potente dell'insieme dei comandi dei primi Basic. Poi abbiamo un secondo insieme di comandi per gli home computer, che sono un insieme di sintassi di parole riservate che sono in parte contenuti dentro l'insieme del GV Basic, e per vari comandi, diciamo, era anche un po' più ampio il GV Basic, mentre per tutto lo spazio per quanto riguarda la grafica e il suono il GV Basic è carente e si ritrova invece nello spazio del dominio delle parole riservate, della sintassi del Basic degli home computer di questa seconda generazione, una serie di comandi molto più potenti per gestire suono, grafica e sprite che indubbiamente il GV Basic non aveva. Quindi un adolescente del tempo che si trovava di fronte il GV Basic, se aveva, diciamo, una macchina un po' più vecchia, notava che aveva, ad esempio, con l'Apple Soft estremamente corto e semplice, non c'era praticamente nemmeno la ELSE, e quindi di conseguenza si ritrovava un linguaggio molto più semplice, che il GV Basic aveva comandi in più che andavano, diciamo, approfonditi e studiati. Mentre per altri tipi di utenti si accorgevano rapidamente che per quanto riguarda lo spazio della grafica, della gestione dei colori e della gestione degli sprite, i loro home computer di casa erano molto più potenti perché permettevano al Basic di gestire cose che il GV Basic non faceva. Poi abbiamo infine una terza parte di home computer che sono, diciamo, quelli più evoluti, che possiamo identificarli con gli Amiga e gli Atari ST, ma anche in parte anche con l'Apple 2GS, perché poi uscirono fuori dei Basic compilati, che avevano uno spazio di comandi molto più ampio del GV Basic, perché, diciamo, le capacità grafiche
erano molto più e sonore erano molto più potenti di quanto c'era sulla piattaforma PC. GV Basic era più vecchio e in più, diciamo, questi terzi basic, questo terzo tipo di basic per gli home computer erano per lo più compilati, quindi addirittura più veloci e più potenti del GV Basic, che non tutti, appunto, ci poteva avere il compilatore, ma nella stragrande maggioranza a volte non ce l'aveva. Mentre i basic per gli Amiga, per gli Atari ST, indubbiamente erano più potenti perché si aveva uno spazio di comandi più elevato, una sintassi più semplice, c'era tutto un ambiente completamente diverso dal GV Basic perché era un ambiente a finestre dove già si poteva vedere, diciamo, un'anticipazione di programmazione per quanto riguarda la grafica, e inoltre indubbiamente erano anche compilati, cosa che per il GV Basic sì, poteva essere compilato, ma non è detto che praticamente il GV Basic avesse il proprio compilatore. Potevano esistere dei GV Basic che non avevano compilatori, perché appunto il GV Basic era più vecchio rispetto ai Basic, che praticamente erano dati in sostanzialmente con la terza categoria di un computer, quelli, diciamo, a 24 bit. Andiamo a vedere alcune differenze di sintassi che erano veramente minime. Eccole qui, pagina 640. Ah, questa è pagina 640, sì, 640, che dice che appunto quando si faceva il porting in GV Basic, quindi programmi in Basic da un altro Basic verso il GV Basic o dal GV Basic verso altri, c'erano alcune differenze da fare. Ad esempio, il dimensionamento dei vettori, ad esempio per Apple Soft non c'era affatto nulla, perché quando si dimensionava vettori già ci si metteva di quanto era lungo, e quindi non c'era bisogno di dare il punto di inizio e il punto di fine, a meno che, diciamo, se era doppia voleva dire che era una matrice, era una iper J, non era un vettore J. Poi la gestione delle sottostringhe, quindi la gestione e l'estrazione praticamente di caratteri da una stringa, più o meno come sintassi, non è che ad esempio quella del GV Basic era identica a quella dell'Apple Soft, mentre magari poteva variare per altri tipi di Basic. Poi c'erano alcune funzioni matematiche che potevano esserci oppure no. Per le assegnazioni c'era il let, ma poi era inutile metterci il let, quindi praticamente si faceva senza let, perché sostanzialmente si faceva prima, serviva una mazza metterci il let, aggiungeva e basta. L'assegnazione si faceva già con una variabile, eccola qui, e uguale a 0, e poi quando si facevano più assegnazioni o più comandi di multipli di linea ci si metteva un due punti, quindi con istruzioni multiple, quindi praticamente non c'era facci po' o nulla per quanto riguarda il porting. C'era da fare invece alcuni dei lavori di programmazione, di aggiustamento di codice, perché ad esempio in Apple Soft non c'era l'else e di conseguenza bisognava lavorare con la if semplice, che era una if semplice ma che comunque funzionava benissimo, perché se si metteva appunto la if in cima e con un goto in fondo, praticamente si emulava allo stesso modo un while con un controllo in testa, praticamente di un ciclo con controllo in testa. Se si metteva la if in fondo, il computer scendeva, e poi praticamente se era vera la condizione si usciva, se no ci si metteva un goto sopra, si ritornava sopra e via, si andava e si rifaceva lo stesso ciclo praticamente del repeat until. Se si metteva una serie di if impilati si faceva il case, quindi praticamente non era una grande mancanza, ad esempio in Apple Soft, non avere il case, il repeat until, il while, perché se si adoperava la if in modo accorto e con una programmazione a diagramma di flussi, appunto, non c'era nessun problema. Cambiava poi ovviamente le operazioni sul disco, perché mai non ci potevano essere anticipate in HR$4, per cui per accedere praticamente in Apple Soft, ad esempio, ai comandi DOS occorreva un HR$4, cosa che mi sembra che qui non serve. E poi cambiavano ovviamente i comandi per la grafica. Quindi quello che voglio dire è che il GV Basic, a seconda del tipo di Basic che gli utenti avevano, poteva essere, diciamo, un Basic molto più ampio, oppure poteva essere un Basic che era estremamente ampio ma che difettava
di comandi per quanto riguarda il dominio del suono e della grafica e degli sprite, oppure oltre a difettare di comandi per la mancanza di comandi nel GV Basic per il suono, sprite e la grafica evoluta, indubbiamente poteva inoltre esserci una carenza per quanto riguarda l'assenza di compilatori. Ma comunque diciamo che gestire le differenze della sintassi tra GV Basic e AppleSoft, oppure Basic di Commodore, o Basic del Sinclair, o Basic dell'MSX, o Basic del Sinclair, o dell'Amstrad, ad esempio CPC 464, erano le differenze veramente marginali, per cui sarebbe stato possibile sperimentare anche per i poveri utenti bischeri che si erano comprati il VIC-20 ci avevano 5K, oppure per i bischeri che ci avevano il Commodore 16 ci avevano 4K. Andiamo a vedere invece un altro manuale. Eccolo qui, il manuale del Turbo Pascal della Bordan. Questo è lo stesso manuale che si trovava praticamente per questi qui, per le bussole PC. Ma era anche poi lo stesso, la versione 3.0, lo stesso manuale, poteva andare bene per gli utenti MSX. Ora, cosa vi posso dire? Intanto tutti quelli che hanno avuto il Turbo Pascal, o che comunque diciamo l'hanno fatto funzionare non sui PC, ma su macchine diciamo ad 8 bit, quando sono stati fortunati che lì andavano sempre avuto il problema che avevano sempre avuto sempre poca RAM, e quindi i programmi potevano essere cortissimi, cioè veramente molto pochi, molto con pochissime istruzioni, perché il numero di parole, che poi lo spazio libero diciamo che veniva dato dal compilatore, veniva conteggiato in parole che ancora potevano essere aggiunte, quindi poi moltiplicavate il numero di parole per 8, perché una parola stava diciamo per un byte, e vedevate che praticamente come spazio dimensionale per le istruzioni e per le variabili e per i dati era veramente marginale. Quindi con il Turbo Pascal, anche quando funzionava, i programmini erano proprio di 3 righe, perché sostanzialmente in 3 minuti si andava out of memory. Dunque, la cosa che vi posso che di questa riflessione un po' palloccolosa che vi voglio stare a dire è che se si va a vedere a pagina 59 la sintassi, eccola qui. Ora, intanto la differenza che c'è tra la sintassi del Pascal con la sintassi del Basic, che era quel linguaggio che si trovava a casa, tutti i baby boomers che a casa avevano un home computer, ovviamente la sintassi era completamente diversa, mancavano i numeri di linea, bisognava mettere in fondo il punto e virgola. Inoltre c'era una, la sintassi del Pascal è sempre stata inutilmente prolissa, con uno stratosferico numero di parentesi, per cui se c'è a fare una print, intanto invece di scrivere print e poi le punte e virgola, il contenuto da stampare, c'era da scrivere write link, quindi più lungo, e poi mettere una parentesi e poi un apice. Perché bisogna mettere una parentesi e un apice quando si poteva mettere già, separare il contenuto da stampare con un qualche carattere identificativo? No, è sempre stata una sintassi particolarmente prolissa, con un punto e virgola in fondo, con uno stratosferico uso di parentesi e di apici, e quindi indubbiamente poi c'erano delle perle con il goto, con il label, che indubbiamente era una cosa che cosa serviva comunque, vabbè. E poi indubbiamente qui c'erano, ad esempio nelle parole riservate, ad esempio per l'Apple Pascal c'erano dei comandi che qui non c'erano, come ad esempio il set. L'Apple Pascal il set non ce l'aveva. Ora, l'assenza del set, e non c'era nemmeno il set per quanto riguarda il Basic nell'AppleSoft, non era una grande mancanza, perché era sufficiente se uno aveva bisogno di fare praticamente mescolare numeri interi, stringhe e numeri reali, che devono essere collegati diciamo con una serie di dati impilati in una matrice eterogenea. Ecco, non era molto difficile, era sufficiente dimensionare 3 vettori, uno stringa, uno reale e uno intero, e poi quando si andava a inserire i dati mettere lo stesso id linea. Quindi non era diciamo una grande mancanza l'assenza del set, in cui si metterci praticamente una serie eterogenea di robe.
E poi cosa c'era? Diciamo, poi mi manca, vabbè, le funzioni c'erano anche dall'altra parte, poi le procedure c'erano, si chiamavano GoSub, qui il repeat until, il while e il case on air, che fosse una grande mancanza. Poi c'era una grande differenza ovviamente per quanto riguarda l'accesso ai file, perché uno si incominciava ad accedere al sistema operativo a fare file, diciamo, di testa per gestione di database o quant'altro. Ecco, sorgevano grossi problemi di sintassi, perché qui la sintassi del Pascal è sempre stata molto completamente diversa da quella dei Basic, quando richiamavano i comandi DOS per accedere, diciamo, aprire file, registrare file, salvare file, rinominarli, caricarli, e quindi era una cosa completamente completamente diversa. Inoltre, il Pascal, se qui lo vedete, ve ne sarete sicuramente già accorti, non c'aveva nulla per quanto riguarda la gestione degli sprite, che c'aveva invece il Commodore 64, non c'aveva nulla per la gestione del suono, nemmeno con Peak e Poke, quindi per quanto riguarda l'Apple Software, non c'aveva nulla, nemmeno il comando sound, quindi praticamente era un linguaggio che, boh, in sostanza, ecco, tutta la multimedialità, non sapeva nemmeno dove stava di casa. Ma si diceva che però era un linguaggio astratto, di tipo scientifico. Era talmente astratto che nessuno nel mondo l'ha mai usato. Era talmente scientifico che nessuno nel mondo questo troiaio l'ha usato. Tant'è che poi fecero matematica. Ecco, e ora andremo a vedere il bel manuale di matematica che a Pascal gli spacca il culo. Introduzione all'uso di matematica. Questo è un PDF che si trova praticamente gratuito in internet. Se andate a digitare su matematica e manuale utente, e esce questo bel PDF gratuito. Ora, io all'epoca, quando mi ritrovai matematica, non avevo nulla di simile, perché ancora internet non era così diffuso, non c'era niente di tutto questo. Mi dovetti andare a spulciare un pochino, a annusare un po' il manuale che c'era praticamente con matematica in versione digitale, andando a estrapolare solo quello che a me mi interessava. Ci misi un pochino di tempo, ma comunque non avevo niente di simile. Oggi tutto questo, diciamo, è facilmente risolvibile con un paio di clic con Google, con cui si trova praticamente il link e risorse di valore immenso, fatti da professori universitari tanto di cappello. Ecco, questa roba qui secondo me dovrebbero studiare oggi alle superiori. Io mi auguro con il cuore che studino questa roba qui, di modo tale che se poi quel chi continua e va all'università, ecco, si trova già praticamente già avvantaggiato, in modo da poter dominare un ambiente di matematica. E mi auguro che non stiano a perdere tempo nel bidone di merda del Pascal. Io questo non lo so, mi auguro che gli studenti di oggi studino matematica piuttosto che perdere il loro tempo buttandolo dalla finestra nello studiare il bidone di merda del Pascal. Che cosa c'è praticamente? Qui non andrei, questo non è un corso di matematica. Se siete interessati, il link per scaricare questo PDF lo trovate in descrizione. Ecco, nozioni basi di matematica, giusto per far vedere che cosa fa matematica. Calcoli numerici, funzioni, utilizzare costanti, vabbè, qui spiega un po' come praticamente matematica discreta, sommatorie, successioni, tabulazioni, quindi già qui si incomincia praticamente a lavorare sodo, perché quando si ha una matematica con i numeri, già qui si incomincia praticamente a avere contenuti belli tosti. Poi abbiamo argomenti specifici di analisi matematica e vai, serie numeriche, numeri complessi, risoluzione di equazione esatta o approssimata, grafici e funzioni, funzioni definite a tratti, uso dei comandi sum e table con le funzioni, calcolo infinitesimale e vai, questa è potentissima e vi serviva perché se dovevate fare dei temi di esame ci avevate dei calcoli infinitesimali, calcolo dei limiti e calcolo di derivate. Ecco, con un sacco di roba, voi alla fine, dopo 3 ore di lavoro, non sapevate se avevate sbagliato qualche segno oppure no, quindi vi serviva una macchina che vi dicesse se avevate fatto bene o avevate fatto male, e se avevate fatto male dove cazzo avevate sbagliato. E qui calcolo dei limiti, calcolo delle derivate, formula di Taylor, calcolo delle primitive, queste integrali, calcolo degli integrali definiti, esatto o approssimato, integrali generalizzati, funzioni integrali, equazioni differenziali, serie di Fourier, e vai.
funzioni in più variabili, ecco RN, questa è analisi 2, grafici di funzioni reali di due o più variabili in forma parametrica nel piano o in spazio, eventualmente anche nell'iperspazio, grafici di superfici in forma parametrica, calcoli integrali doppi, esatti o approssimati. Ecco, voglio dire, con matematica si fa delle cose indubbiamente che praticamente sono estremamente potenti, e gestire uno strumento come questo vuol dire praticamente fare avere in casa un professore di matematica. Quando accendi praticamente la macchina, te lo programmi e lui ti fa tutti i conticini e ti dice dove sbagli, cosa hai fatto, come imparare le cose, e poi può diventare addirittura anche perfino divertente, perché poi dopo se ci incominci a chiappare ci pigli gusto. Però per chiapparci prima devi capire se sbagli, o se sbagli se sono errori di concetto oppure se sono banali errori di calcolo, per cui allora è tutta un'altra cosa. Ecco, io mi auguro caldamente che gli studenti di oggi studino alle superiori questo ambiente di matematica, che non necessariamente poi potrebbe essere, diciamo, portato, diciamo, fino a livelli massimi, magari per, diciamo, in geometri o comunque per delle per esempio al classico, che fanno molta meno matematica, indubbiamente non ne potrà far di meno di andare a finire a Taylor, primitive e magari derivate, magari si fermano prima, però comunque già avrebbero già comunque sostanzialmente qualche cosa in mano, invece di stare a perdere il loro tempo su un bidone di merda come il Pascal, di cui tutte queste robe qui praticamente non ve le fa. E quindi è inutile che i miei professoroni del cazzo mi vengano a dire: ah, ma il Pascal è un linguaggio astratto e è utilizzato per scopi scientifici. Per scopi scientifici un cazzo, per scopi scientifici la gente usa matematica, che è un ambiente completamente diverso dal Pascal. Ok, questa lunghissima, estremamente polemica podcast finisce qui. Il link per scaricare tutta la documentazione lo trovate praticamente in descrizione. Ciao, alla prossima.